Il cadavere di una 56enne è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale. Secondo alcuni testimoni, la vittima è stata accoltellata da un uomo vestito di nero mentre stava aprendo il portellone dell'auto. Dopo l'omicidio, il corpo sarebbe finito nel bagagliaio e l'uomo è stato visto fuggire in sella a un motorino. La donna aveva denunciato l'ex per stalking. Tragedia in montagna in Friuli, dove due finanzieri soccorritori di 28 e 30 anni sono morti dopo essere caduti in parete mentre salivano in cordata, in un'attività ufficiale di addestramento. L'allarme è scattato al loro mancato rientro. È arrivato il cordoglio del ministro Giorgetti. Si tratta di un incidente in servizio sul quale la procura di Udine ha aperto un fascicolo di inchiesta. La hostess italiana arrestata in Arabia Saudita, Ilaria De Rosa, dovrà restare in carcere fino a novembre. Infatti, un tribunale saudita ha confermato giovedì mattina in appello la condanna a 6 mesi con l'accusa di detenzione di stupefacenti. La giovane 24enne di origini venete rimarrà in carcere dove si trova dal 5 maggio. Assistente di volo per la compagnia lituana Avion Express, era stata arrestata il 5 maggio scorso durante una festa in una villa con addosso, secondo l'accusa, una modica quantità di hashish. Un'accusa che la giovane ha sempre respinto e dalla quale era stata scagionata anche dai 3 amici che quella sera erano con lei. Continua la tendenza al rialzo del prezzo medio della benzina in autostrada. Dall'aggiornamento dei dati forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, risulta ancora in salita per il SELF sulla rete autostradale, con un prezzo medio di 2,019 euro al litro. Il 14 agosto il prezzo era di 2,015 euro. Il gasolio SELF, sempre in autostrada, è a 1,928. Il GPL servito è stabile a 0,842 euro, come il metano a 1,528 euro. Un 45enne di nazionalità romena si è recato a Ferragosto nell'oasi naturista di Capocotta, a pochi chilometri da Lido di Ostia, in compagnia di 2 amici. Secondo il racconto dei testimoni, dalla prima mattinata i 3 uomini, mentre bevevano alcolici sotto il sole, si sono destreggiati con i cellulari in mano, provocando irritazione tra gli altri bagnanti. Il sospetto dei presenti era che stessero utilizzando il telefonino per fotografare i frequentatori della spiaggia nudista. Gli animi erano tesi. Hai appoggiato la faccia sul mio fondoschiena, e questa l'accusa lanciata da una donna nei confronti di uno dei 3. Dopo la chiamata alla polizia, l'uomo è stato fermato e denunciato per violenza sessuale. Il giorno dopo il 45enne ha dovuto presentarsi davanti al giudice. Il suo arresto non è stato convalidato. Occorre infatti la flagranza di reato, ma è stato comunque denunciato a piede libero per violenza sessuale. Milano resta la città dove gli affitti delle camere agli studenti universitari sono i più alti d'Italia. Una singola costa in media 626 euro al mese. Segue Bologna, che per la prima volta sorpassa Roma, stabile a 463 euro. In quarta posizione c'è Firenze con i suoi 435 euro. Seguono Modena e Bergamo. Sopra i 400 euro anche Padova e Verona. Poco sotto questa cifra chiudono la top 10 Venezia e Brescia.